No, io dico essere... semplicemente una cosa, che la signora Santanchè prima ha parlato di tradizioni, patria, famiglia. Signora Santanchè, io sono nato qua e io le assicuro che pur avendo stesse tradizioni, stessa cultura, stessi valori, la gente che le ha applaudito, tra l'altro, è la stessa che poi va su internet a scrivere anche se sei nato qua, anche se sei cattolico, anche se vivi qua da quando ne hai coscienza, non sei italiano perché sei nero. Allora è lì che entra il razzismo. Nessuno attacca le tradizioni, abbiamo le stesse tradizioni. Sono cresciuto in un ambiente cattolico, abbiamo le stesse tradizioni. Perfetto. Anzi. Ma tu sei un esempio. Ma non è vero, perché tu sei perché un esempio, non è, sì, per di chi integrazione. Non dovrei essere, non dovrei essere un esempio di niente, dovrei essere la normalità. Perché se lei difende le tradizioni, se lei difende le tradizioni, lei dovrebbe... Posso finire di parlare? Visto che si arrabbia con Parenzo. Se lei difende le tradizioni, se lei difende le tradizioni e difende la cultura italiana che io amo, se lei difende i valori del nostro paese... Difendo te. Difende, no, difende anche difende anche me. Non si dovrebbe contrapporre, certo, ai ragazzi come me. Io, perché infatti, non ho capito, noi siamo, in che modo noi siamo ma una minaccia alle tradizioni? In che modo noi ma siamo una si minaccia? Ma chi si contrappone? Ma non siete una minaccia? E allora perché ha tirato fuori altri la questione del valore? Non sono quelli dei come valori te. Ecco, però. E chi? No, ho risposto a Parenzo. Vaso di Pandora. A me tanto non riesci, perché io non sono razzista. E chi è il problema? Perché difendo l'Italia. Chi è il problema? Difendo gli italiani. Non mi interessa il colore della pelle. Chi sono per loro gli italiani? Chi sono per lei gli italiani? Io non sono razzista. Chi sono per lei gli italiani? Sei tu, sono io, siamo noi, sono gli italiani. E cosa pensa delle persone che per esempio dire... che cosa pensa delle persone di cui ha parlato la nostra calciatrice, nonché come si dice, attaccante della Juventus, e che magari entri in un negozio? Condanna quelle persone. Condanno, senza ma perché chi attacca altro per il colore della pelle, però, è profondamente e sbagliato. Che ci sia un clima... Io l'attacco su altre sì, cose, però... ma non cosa? Riuscirete mai a farmi su dire cosa? Questo. Su, mai. Su cosa? Chi viene nella nostra nazione non rispetta le nostre leggi, non rispetta la nostra cultura. Ma chi nasce qua e non rispetta le leggi, però, invece? Scusi. Quelli invece non si toccano. Vi posso, perché ci concentriamo sempre sulle persone. Ma per la legalità. No, vi chiedo un commento. Legalità, ma io allora, non riuscirete Giovanni, mai a farmi cadere mandi, in una un attimo, scusate. Anche io no, l'ho scusate incontrata qualche tempo fa sul treno. Io vorrei solo dire per giustezza di informazione che io l'ho salutata. E cosa in Italia, si è girata dall'altra parte. E io... Sì. Ma non diciamo ho anche la foto di lei, ma ho anche la foto diciamo di lei sciocchese. E c'era una persona che mi ha ma fatto la foto niente. È sulla mia guarda, pagina Facebook, questa... vado a vedere. Allora, ti quindi proprio che lei difenda, fate non, sa, non sarà il suo tipo. Fai ma scusa, un attimo no, guarda, solo. No, saluto, momento, non sarà il suo tipo. Adesso che l'ha girato la testa della pagina non è il suo tipo. Io la stimo perché fa battaglie antirazziste, perché è una persona che comunque combatte contro il razzismo. Allora, e dopo Marco Mix c'è dopo Martino del Chiri lo sa anche, capito? Perfetto, magari non è il suo tipo, ho detto, calma. Perché non argomenti. Anche un attimo, però le chiedo questo per chiudere, voglio far vedere Castellini. Siamo andati a incontrare con la nostra Fagnani che si è prestata per una volta a lavorare con noi. Francesca Fagnani ha intervistato Luca Castellini, il capo